Cambio io, cambia il mondo. Il tema dell'incontro pubblico, a cura dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, svoltosi al Tempio di Pomona il 6 gennaio, ultima giornata del fitto calendario di iniziative organizzate a partire dal 19 dicembre scorso per accompagnare la mostra Anime e Volti della Pace, promossa dalla rete interassociativa e interreligiosa Sognare la Pace. Noi abbiamo molti principi nel buddismo, uno di questi principi dice proprio che l'uomo e l'ambiente non sono separati, per cui la tematica ambientale ovviamente va di pari passo con quella civile, con quella sociale, con quella della pace, no? Per cui fondamentalmente iniziare un lavoro su se stessi, recitando nel nostro caso Nammyo Renge Kyo, e quindi facendo questa rivoluzione umana, ti mette nelle condizioni poi di provare gioia e di voler trasmettere questa gioia, e quindi ovviamente di parlare di pace, quindi ovviamente di parlare di questioni sociali, per esempio la Soka Gakkai in primissima linea per esempio per la parità fra uomo e donna. La pace è un concetto fondamentale nel buddismo della Soka Gakkai, sottolineato da tutti gli esponenti della comunità buddista che si sono alternati durante l'incontro nel condividere i principi del loro credo. La pace non è solo un obiettivo da raggiungere, un modo di vivere che richiede impegno, dialogo e rispetto per tutte le forme di vita. Secondo gli insegnamenti di Daisaku Ikeda, fondatore della Soka Gakkai Internazionale, la pace non è solo l'assenza di guerra, ma anche la realizzazione di valori attivi e positivi, valori che possono emergere attraverso una rivoluzione umana, processo di cambiamento interiore e continuo, attraverso il quale ci liberiamo dalle catene del nostro piccolo io, imprigionato dall'ego e dall'autoconsiderazione, e accresciamo l'altruismo del grande io, capace di preoccuparsi e di agire per gli altri. Significa in pratica individuare e affrontare tutto ciò che inibisce la piena espressione del nostro potenziale positivo e della nostra umanità. Attraverso tale processo è possibile creare, nello stesso tempo, il benessere personale, quello della propria famiglia, della comunità e del paese in cui si vive. Nella promozione della pace svolgono un ruolo fondamentale l'educazione e la cultura. I processi educativi sono considerati strumenti fondamentali per la formazione di cittadini che sentano il mondo intero come loro casa e siano preparati per la cosiddetta diplomazia della gente comune. Questo principio si basa sull'idea che ogni persona, attraverso il dialogo e l'interazione con gli altri, può avere un impatto significativo sulla propria comunità e, in ultima analisi, sul mondo. Implica l'impegno attivo nella comunità in cui viviamo e la trasformazione del mondo attraverso azioni quotidiane. All'interno della mostra per la pace abbiamo trovato, diciamo, il nostro luogo ideale per continuare questi percorsi di dialogo interreligioso. Tutte le confessioni religiose stanno partecipando attivamente, anche associazioni che lavorano per la pace, siamo uniti, siamo tutti quanti uniti e in questo periodo ancora di più insieme stiamo manifestando contro tutti i tipi di violenza per la pace.